Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 8, capitolo 58, 30 dicembre 1908. Stavo meditando il mistero dell'infanzia e dicevo tra me: bambino mio, a quante pene volesti assoggettarti? Non ti bastava il venire grande? Hai voluto venire bambino, soffrire le fasce, il silenzio, l'immobilità della tua piccola umanità, dei piedi, delle mani? A che pro tutto questo? Mentre ciò dicevo, si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, le mie opere sono perfette. Voglio venire piccolo infante per divinizzare tutti i sacrifici e tutte le piccole azioni che nell'infanzia ci sono. Sicché finché i bambini non giungono a commettere peccati, tutto resta assorbito nella mia infanzia e divinizzato da me. Quando poi incomincia il peccato, allora incomincia la separazione tra me e la creatura, separazione per me dolorosa e per loro luttuosa. Ed io, come può essere ciò se i bambini non hanno ragione e non sono capaci di meritare? E lui: questo lo do prima per grazia mia il merito, secondo perché non è di loro volontà che non vogliono meritare, è perché così lo porto allo stato di infanzia da me disposto. E poi non solo resto onorato, ma anche coglie il frutto un giardiniere che ha piantato una pianta, adonta che la pianta non ha ragione, l'artefice che fa la statua e tante altre cose. Il solo peccato è quello che distrugge tutto e separa la creatura da me, che poi tutto il resto da me parte alle creature e mi ritorna, affinché le azioni più triviali, ossia più banali, anche esse tornano a me con l'impronta dell'onore della mia creazione. Capitolo 60 8 gennaio 1909. Avendo fatto la comunione
al meglio stavo pensando come potevo stringermi più che mai col benedetto Gesù e lui mi ha detto: per stringerti più stretta a me fino a giungere a sperdere il tuo essere in me come io lo trasfondo nel tuo, devi in tutto prendere ciò che è mio e in tutto lasciare ciò che è tuo, in modo che se tu pensi, sempre pensi a cose sante che solo riguardano il bene, l'onore e la gloria di Dio. Lascia la tua mente e prendi la divina. Se parli, se operi bene solo per amore di Dio, lascia la tua bocca e le tue mani e prendi la mia bocca e le mie mani. Se cammini le vie sante e rette, camminerai con i miei stessi piedi. Se il tuo cuore amerà solo me, lascerai il tuo cuore e prenderai il mio. E mi amerai col mio medesimo amore e così di tutto il resto, sicché tu resterai rivestita di tutte le cose mie ed io di tutte le cose tue. Ci può essere più stretta unione di questa? Se l'anima non giunge più, giunge a non più riconoscere se stessa, ma l'essere divino in se stessa, questi sono i frutti delle buone comunioni. E questo è lo scopo divino nel volersi comunicare alle anime. Ma quanto ne resta frustrato il mio amore, quanti pochi frutti ne raccolgono le anime da questo sacramento, fino a restarne la maggior parte indifferenti ed anche nauseati di questo cibo divino. Capitolo 61, 22 gennaio 1909. Stavo pensando alle tante privazioni di Nostro Signore e che anni addietro, una volta, avendo aspettato qualche ora Nostro Signore, quando venne mi lamentavo con Lui che mi aveva fatto stentare per venire. E il benedetto Gesù mi disse: figlia mia, quando io ti sorprendo prevenendo i tuoi desideri di volermi e ci vengo senza farti aspettare, tu resti debitrice a me. Ma quando ti faccio aspettare un po' che poi ci vengo, io resto debitore a te. E ti pare poco che un Dio ti dia l'occasione di essere tuo debitore? E dicevo tra me: allora erano ore, e adesso che sono giorni, chissà quanti debiti ha fatto con me. Credo che siano innumerevoli, perché molti ne sta facendo di questi corrivi. Ma poi pensavo tra me: e che mi giova avere un Dio debitore? Credo che per Gesù tanto è averlo debitore quanto essere debitrice, perché lui in un momento può dare tanto all'anima da equivalere a sorpassare e sorpassare i debiti che tiene. Ecco che i debiti restano annullati. Ma mentre ciò pensavo, il benedetto Gesù nel mio interno mi ha detto: figlia mia, tu dici sciocchezze. Oltre i doni spontanei che io do alle anime, ci sono i doni di vincolo. Alle anime di doni spontanei posso dare e posso non dare. Resta a me la scelta, perché nessun vincolo mi lega. Ma alle anime dei doni di vincolo, come nel fatto tuo, mi sento vincolato, costretto a dare all'anima ciò che vuole, a concederle i miei doni. Immagina un signore e due persone. Una di queste persone affida denari in mano di quel signore, l'altra no. All'uno e all'altro può dare quel signore, ma chi è più certo di ottenere un'occasione di bisogno? Quello che tiene i denari in mano del signore o quello che non tiene? Certo, quello che tiene denari avrà tutte le buone disposizioni, il coraggio, la fiducia per andare a chiedere ciò che è depositato nelle mani di quel signore. Se lo vedrà esitare nel dargli, gli dirà francamente: fate presto a darmelo, perché finalmente non ti chiedo il tuo ma il mio. Mentre se va quello che nulla tiene in mano di quel signore, andrà timido, senza fiducia, e starà alla grazia di quello se gli vuol dare qualche aiuto. Questa è la differenza che passa perché sono debitore e perché no. Se tu capissi i beni immensi che produce questo contrarre credito con me. Aggiungo che mentre scrivevo, pensavo tra me un'altra sciocchezza. Quando sarò in cielo, mio caro Gesù, sentirai stizia di avere contratto con me tanti debiti. Mentre se vieni qui, restando io debitrice, tu che sei tanto buono, nel primo incontro che faremo mi leverai tutti i debiti. Ma io che sono cattiva, non mi riterrò pagata, mi farò pagare anche un respiro d'aspettazione. Ma mentre ciò pensavo nell'interno mi ha detto: figlia mia, non sentirò stizza, ma contento, perché i miei debiti sono debiti d'amore e desidero di più essere debitore che averti debitrice, perché questi debiti che contraggo con te
mentre saranno debiti per me, saranno pegni e tesori che conserverò nel mio cuore in eterno, che ti daranno il diritto di essere amata da me più degli altri. E questa sarà una gioia, una gloria di più per me, e tu avrai pagato pure il respiro, il minuto, il desiderio, il palpito. E quanto più sarebbe potente e avara nell'esigere, più mi darai gusto e più ti darò. Sei contenta così? Io sono restata confusa e non ho saputo dire più niente. Bene, stiamo volgendo verso la fine del volume ottavo. Mancano solo tre capitoletti che saranno oggetto della prossima meditazione. E questi di oggi, diciamo che sono legati da un tema importante da meditare, frequente, comune, ma assai rilevante, che è nel processo di santificazione dell'anima, quindi nel cammino, quanto viene dalla grazia di Dio, cioè molto, e quanto però viene dalla cooperazione della creatura. Nel senso che sia che Gesù parli, adesso lo vedremo, di questa sua divinizzazione dei bambini operata dalla sua infanzia, sia che istruisca come stringersi sempre di più a Lui, e sia anche qui che parli di questa bellissima realtà, no? Dei doni spontanei, dei doni di vincolo. Ecco, in realtà, se uno fa attenzione, si fa sempre riferimento a una doppia fonte, diciamo così, no? Di quello che viene dall'opera di Dio, che è sempre prioritario e cronologicamente antecedente e più importante, indispensabile, e quello però che viene anche dalla creatura. Perché il dono di vincolo, Gesù non è che si vincola a casaccio, ecco, si vincola con chi lo spinge a vincolarsi con Lui, in un certo senso, tra virgolette, è ovvio che qui ci vuole la virgoletta, no? Anche Gesù dice: mi sento costretto a darle ciò che vuole, ma, come dire, non è una costrizione che pone in Dio alcuna necessità, ma è appunto una costrizione di amore, quindi una costrizione molto tra virgolette, no? Però è reale. Così come la comunione a nostro Signore, la comunione sacramentale, la dà a tutti, ma gli effetti che producono le comunioni sacramentali sono molto differenti. Ed è molto interessante, andando un pochino a approfondire, questo discorso che lui fa sui bambini, che, se ci pensiamo, per certi aspetti è un po' come, come dire, da un punto di vista teologico, il discorso del battesimo dei bambini. Cioè, con il battesimo, un bambino né ha ascoltato la predicazione del Vangelo e si è convertito, né ha fatto un atto di fede credendo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e decidendo di cambiare vita e lasciare il peccato, no? Questo è quello che accade ad un adulto che chiede il battesimo, no? Cosa ci dice la Sacra Scrittura negli Atti degli Apostoli? Chi è che chiede il battesimo? San Pietro predicava: convertitevi, che cosa dobbiamo fare? Pentitevi, cambiate vita, e fatevi battezzare e dopo riceverete il dono dello Spirito Santo, no? Quindi non è che ci sono dei meriti previ, però l'adulto coopera con questa sua santificazione, no? Quindi ascolta la predicazione, cioè va a sentire le prediche, il Vangelo, e recepisce, sceglie di cambiare vita e chiede il battesimo. E un bambino non può fare nulla di tutto questo, no? Quindi il battesimo del bambino è bellissimo perché è l'attestazione della gratuità assoluta di Dio, che, attenzione, questo vale, quando può funzionare perché così, come dire, è disposta la natura, funziona. Quindi questo ci fa anche comprendere come l'unica cosa che frena e ferma la bontà di Dio è la nostra volontà. Cosa dice Gesù? Dice che qui i bambini li ho tutti santificati. Quindi quando noi vediamo un infante che annaspa o che apre gli occhietti, insomma, o che fa i primi piantarelli, eccetera, eccetera,
Noi dobbiamo pensare che quelle azioni sono state santificate da Gesù bambino che contempliamo in questi giorni. Gesù ha annaspato, Gesù ha vagito, ha fatto i primi, chiamiamoli, miagoli di infante, e ha dormito, ha preso il latte dalla mamma, e si è lasciato fasciare, cambiare, come tutti i bambini. E lui si dice, ma sì, ma che vuoi santificare i bambini? Ma questi non hanno nessun merito, perché non hanno l'uso della ragione. E qui Gesù dà la grande spiegazione. Dice, allora, uno, questa è una grazia mia. Cioè, ma lo stesso merito, e questo è, adesso non, questa è una meditazione, non una catechesi, non possiamo approfondire troppo questa tematica, no? È vero che per andare in paradiso ci vogliono i meriti, ma i meriti, secondo la dottrina cattolica, la possibilità stessa di meritare è già quello un dono di Dio, d'accordo? Perché se Dio non ti desse la grazia, tu non compiresti mai opere meritorie, la grazia proveniente. Se Dio non ti desse il fatto che ti accompagna anche nel compimento dell'opera buona, ti sostiene, non meriteresti un bel niente, d'accordo? Quindi sì, è vero che l'anima per meritare qualche cosina di suo ce la mette, ma la bilancia è sproporzionata sempre dalla parte dell'Altissimo, quindi nessuno merita dinanzi a Dio di stretto rigore, cioè può dire a Dio, ah, io ho fatto questo e mi merito che tu mi dia questa ricompensa, punto e basta. Questo non lo può dire nessuno, perché è falso. Quindi, si distinguono infatti merito decongruo e merito de condigno in teologia, no? E quelle della creatura appartengono sempre alla seconda specie, nel senso che mai un'azione meritoria unicamente in forza di ciò che ha compiuto la creatura, mai, ma sempre per un beneplacito della grazia. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il bambino dice, allora io voglio dare un merito come dono, gratuito, perché il bambino non può esercitare il libero arbitrio. E glielo do gratuitamente, allora. E glielo posso dare perché? Perché il bambino sta facendo la divina volontà. Perché sta facendo le azioni da bambino, quindi tutti quanti gli stati, come dire, connessi all'infanzia, in obbedienza a quello che io ho disposto. Quando è che questo gioco finirà? Ecco qua la tragedia. Appena compare un peccato. E che cos'è un peccato? È un atto della volontà, cioè quando quella volontà di quel bimbo, anche nel poco, anche in forma embrionale, sarà in grado di compiere un atto appunto volontario, ragionevole, tale che lasci nella coscienza, sia pur rudimentale, del bambino la percezione di aver fatto qualcosa di male, e lo fa comunque, ecco che se il gioco si ferma. Ma perché? Perché è sorta la volontà umana della creatura, che è la causa di tutti quanti i nostri guai. Sicché finché i bambini non giungono a commettere peccati, sto citando, tutto resta assorbito nella mia infanzia e divinizzato da me. E quando poi incomincia il peccato, che incomincia la separazione tra me e la creatura, separazione per me dolorosa e per loro luttuosa. Ecco perché quel maledetto del diavolo, spesso e volentieri, comincia a circuire, a tentare i bambini anche in tenerissima età, perché prima pone fine a questo splendido gioco d'amore nella sua cattiveria, e più lui ne guadagna e più facilmente poi porta piano piano quell'anima verso guai sempre più grossi. Quindi è molto edificante questo paragrafetto. Ecco, anche qui, no? Allora, è chiaro che Gesù ha già fatto tutto lui, cioè noi dobbiamo sempre ricordare che Gesù nella sua vita terrena ha fatto e rifatto tutti i nostri atti nella divina volontà. Si dice, con terminologia tecnica, che noi dobbiamo andarli a prendere, certamente. A prendere che significa? Significa metterci l'intenzione di fare nostri gli atti di Gesù. Ecco, però attenzione, questa non è un'operazione semplicemente automatico-magica, perché Gesù qui spiega bene
Dice, per stringerti più stretta con me, fino a giungere a spendere il tuo essere in me, come lo trasfondo nel tuo, devi in tutto prendere ciò che è mio e in tutto lasciare, in tutto prendere ciò che è mio, attenzione, e in tutto lasciare ciò che è tuo. Non c'è soltanto la prima parte, c'è pure la seconda. Cioè, se tu pensi sempre a cose sante e che solo riguardano il bene, l'onore e la gloria di Dio, lascia la mente e prendi la divina. Cioè, non basta che io dico, Gesù, faccio miei e faccio mia la tua mente e tutti quanti i tuoi pensieri, e poi io non faccio caso a quello che penso. Cioè, qualunque cosa mi frulla per la testa, ci penso, magari penso pure male del prossimo, e mi acquieto dicendo, ah sì Gesù, io prendo i miei pensieri, faccio miei i tuoi. E no, questo è importante, ma l'opera della creatura, l'operazione cooperante appunto con questo dono, qual è? È l'impegno a cercare di purificare i pensieri, di tenerli sempre attenti a cose sante che riguardano il bene, l'onore, la gloria di Dio. Questo significa anche la gloria di Dio e anche il bene del prossimo, no? Quindi non è che uno sta tutto il giorno, ecco, l'adempimento dei doveri, è che è chiaro, no? Se parli, se operi bene e solo per amore di Dio, vedete, c'è sempre il se, se parli e operi bene e solo per amore di Dio, quindi parlare bene. Il terrorismo della chiacchiera, certamente non posso dire vieni Gesù nel mio parlare, che capito, faccio miei tutte quante le tue parole e sto sparlando, gettando fango o vomitando contro il prossimo, no? O scaricando odi, rancori o cose di questo genere e rovinando la buona fama del prossimo, ma scherziamo, d'accordo? Così come le opere devono essere opere buone. Un'occhiataccia non è un'opera buona, quindi sicuramente lo sguardo di Gesù su quell'occhiataccia certamente non viene in me, assolutamente. Quello che si può fare con il male che abbiamo fatto, questo oggetto di ci fece a suo tempo una catechesi, è dopo averlo confessato, ovviamente essersi pentiti, averlo se possibile riparato e fatto penitenza, possiamo rifare i nostri atti passati certamente nella divina volontà. E quindi è un'operazione, un esercizio spirituale molto molto delicato, ma nel presente noi dobbiamo fare in modo che i nostri atti che uniamo a quelli di Gesù, che ha già tutto fatto per noi, siano in se stessi buoni. Se parli, se operi bene solo per amore di Dio, lasci la tua bocca alle tue mani e prendi la bocca alle mie mani. Se cammini le vie sante e rette, d'accordo? Camminerai con i miei stessi piedi. Se il tuo cuore amerà solo me e non sarà diviso tra 30.000 amori umani e tra 1.000 attaccamenti o idolatrie terrene, no? Allora lascerai il tuo cuore, prenderai il mio, eccetera, eccetera. Quindi comprendiamo, no? Ecco perché la santità nella divina volontà è la santità nella santità, che certamente supera, però presuppone e comprende la santità, come dire, che è già grandissima santità, che è la santità ordinaria, cioè gli mette un decoro, come dire, gli dà il compimento che più oltre a questo non si può andare, insomma, no? Ecco, però non è, ecco, io questo ogni tanto lo ripeto perché io mi accorgo, insomma, da quel poco, insomma, che mi arriva, perché non è che sto passando le giornate a impicciarmi di quello che fa il prossimo, insomma, però ogni tanto vedo, intraleggo qualcosa, ascolto, a volte casualmente, e dico, sì, va bene, attenzione però, quindi, perché negli scritti è appunto scritto molto chiaramente che non funziona così, funziona come abbiamo sentito. Se tu pensi sempre a cose sante, se parli bene, se cammini per vie sante e rette, se il tuo cuore ama solo me, allora, ok, prenderai il mio e abbiamo realizzato la massima unione possibile fino a sperdere il tuo essere in me. Sperdersi è un termine tecnico della vita nella divina volontà, no? Perdimi in te, sperdimi in te, fondimi in te, proprio ad indicare questa volontà, diciamo così, della creatura di vivere una vita divina, umanamente divina e divinamente umana, ecco, no? Se l'anima giunge a non più riconoscere se stessa, ma l'essere divino in se stessa, ecco,
Questi sono i frutti delle buone comunioni. Attenzione, questo è lo scopo divino nel volersi comunicare a lei. Perché quello che Gesù sta dicendo, perché io ho istituito la Santa Comunione? Per farti arrivare fino a questo punto, non soltanto per darti la grazia di pensare bene, ma per vivere proprio in te H24 attraverso questa fusione. Ecco, quindi se tu ti fai un sacco di comunione, ma non è che non giungi a non riconoscere più te stesse, devi dire se sei sincero, cosa che dobbiamo sempre essere, ma qui sono sempre io, qua sono sempre le stesse cose, che significa? Significa che pochi frutti raccogli dal Divino Sacramento. E questo è di nuovo ritorno al discorso di prima, no? La Santa Comunione, cosa c'è di più santo di questo? È di tutto divino, perché la Santa Comunione è un'operazione, l'Eucaristia è un'operazione tutta quanta divina, eh? Cioè il sacerdote deve semplicemente ripetere quello che ha detto Gesù e metterci la propria voce, il proprio corpo, ma non fa nulla nel cooperare alla trasformazione del pane nell'ostia consacrata, non è uno strumento completamente passivo, certamente coscientemente passivo, perché deve starci con la testa, ma deve semplicemente ripetere delle parole e semplicemente stare genericamente unito all'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e basta. Quindi quella è un'opera divina, ma quando però arriva a noi è evidentemente che dopo deve essere investita, utilizzata in un certo modo, altrimenti è una cosa santissima in sé, ma certo, ma gli effetti che produce sono limitati. Ed ecco perché tante volte abbiamo meditato, tante comunità, tante che si fa la comunione tutti i giorni, dice ma questo che ha fatto? Ecco, l'ultimo aspetto, gli ultimi qualche altro minuto, 3-4 minuti, ecco, per meditare un po', abbiamo approfondire questo è un capitolo, diciamo, un po' intimo, no? Che riguarda i rapporti del tutto peculiari tra Luisa e Gesù. Scherzano, no? Tu sei debitrice mio, io mi faccio debitore tuo, tu sei debitrice mia. Quindi questo certamente riguarda una vita di unione, proprio nelle mistiche nozze, insomma, che Luisa aveva con Gesù. Narra alcuni fatti, diciamo così, della sua esperienza. Dice: un tempo mi facevi stare soltanto qualche ora con te, mi sembrava di morire, mi doveva stare dei giorni, eccetera eccetera, no? Ecco, e quindi dice: ma che mi giova? E Gesù gli risponde, dice: ma guarda, quando io vengo a visitarti all'improvviso, ti faccio una grazia, quindi tu non me l'hai chiesta, e quindi tu diventi debitrice nei miei confronti. Ma quando invece ti faccio aspettare, tu mi desideri, mi chiedi anche a lungo, io divento tuo debitore. E Luisa dice: ma sa a me che me ne importa, ma basta che ci stai tu, cioè a me che mi importa di averci debiti con un Dio, cioè non mi sembra una cosa. E qui Gesù la corregge, parla di questi doni di vincolo oltre che doni spontanei. E poi fa quell'esempio di chi amministra, chi consegna i propri denari, gli dà un amministratore altrui, no? Quindi che c'ha chiaramente diritto, che quando gli va a chiedere qualcosa dice: senti, se non me lo vuoi dare di grazia, mi devi ridare quello che è mio. E qui spiega tutta quanta la dinamica del farsi debitore dell'anima, no? È chiaro però, questi doni di vincolo, cioè a chi si vincola Gesù, a chi lo vincola, e a chi lo vincola come? A chi lo vincola con l'amore. Lui si è dato tutto a Gesù, ha dato il suo cuore, era la sua sposa, quindi Luisa non ha avuto una famiglia umana, no? Questo dovrebbe molto far riflettere anche, per esempio, le anime consacrate, no? Adesso, mi si perdoni, cioè un'anima divinamente consacrata, che poi ogni consacrazione è divina, ma contrae certamente un credito nei confronti di Nostro Signore. Attenzione, se vive seriamente la consacrazione, cioè io non voglio nessun affetto umano, ma non perché sono un animale, d'accordo, un uomo senza cuore, una donna senza cuore, uno scapolone, una zitella, o perché non voglio la famiglia e così sono libero tutto il giorno da fare come mi pare, non mi rompere scatole la moglie, mi si perdoni, insomma, il tempo, no? Il termine, no? Cioè, ma è un darsi completamente a Gesù, è un porre tutta la propria vita affettiva in Gesù,
Ma è impossibile che Gesù non ricambi questa cosa quando il consacrato è degno di questo nome, quantomeno con le grazie numerose di consolazione ordinaria. Io non ci credo, è impossibile. Perché anche nei confronti di un consacrato Gesù ha qualche dono di vincolo, eh? Perché se io non ho nessuno, non ho niente, mio padre, non ho più genitori, non ho più gli affetti intimi, non ho un figlio naturale, non ho una moglie, non ho un marito, e a me chi me la colma tutta quanta la capacità d'amore che ci sta nel cuore? Cioè, non è una pretesa, no? Ma Gesù questo lo sa. Ora però, se tu cominci ad andare a compensare in giro in tutti i modi possibili, quindi ti leghi alla persona X, anche senza scendere in cose di peccato, no? Quindi, che ne so, ti rimbambisci con la televisione, ti cominci a fare un sacco di cose, non so, perdi tempo con gli hobby, o con quella frequentazione, o con quel passatempo, o con quei divertimenti, ma tutto quanto nell'ambito dell'lecito sto parlando, quindi non parliamo delle cose poi brutte. È chiaro che tu, sì, hai rinunciato al grande affetto della tua vita, ma lo compensi in quei tanti modi. Il nostro Signore che fa? Si nasconde e dice: bene, la vita prendila, le soddisfazioni, i piaceri, i divertimenti, prendili da queste piccole cose. Io sentii una volta un prete dire: la mia televisione è il tabernacolo. È chiaro che se un prete dice la mia televisione è un tabernacolo, non è che lo dice, lo fa, nel senso che passa diverso tempo al giorno, no? Magari, non so, un italiano medio quanto vedrà la televisione, io non ho idea, un'oretta e mezza sto davanti al tabernacolo, ma è evidente che per forza deve ricevere delle cose, no? Perché il tabernacolo di per sé non causa una distensione, un divertimento sensibile, un relax, come vedersi un bel film, bel film bello, pulito, quindi che si può vedere, D'accordo? Questo non significa che se tu te vedi una volta un film hai perso l'unione con Dio, questo non è vero, questo qui si capisca sempre bene, è sempre un problema di fondo, no? D'accordo? Perché ci può stare nella vita anche di un consacrato, anzi ci deve stare, che ha i suoi momenti, però dentro un orizzonte di profondo legame, rapporto curato e coltivato con Gesù. Quindi anche il contatto con queste cose, con questi divertimenti, può esserci, ma deve essere sempre distaccato, nel senso, se mi capita di vedere un bel film, volentieri, ma se non guardo la televisione per 2 mesi non mi importa niente, cioè ci deve essere questa disposizione interiore, no? Ecco, allora il Signore certamente i doni di vincolo li dà a chi? A chi lo vincola? E chi è che lo vincola? E lo vincola chi, come dire, nel gioco appunto a due, che è l'amore, perché l'amore è un gioco a due, non funziona soltanto da una parte, lega, ecco, tesse queste trame, diciamo così, di santi legami d'amore con il diretto interessato, e più uno dà e più uno certamente poi riceve. Bene, Santa Vergine Maria, noi ti ringraziamo di queste splendide suggestioni che per grazia del Signore abbiamo ricevuto in questa meditazione, chiedendoti la grazia di poter cooperare con te e soprattutto con Gesù, così come tu cooperasti con l'azione della grazia immensa che gli diede e che tu incessantemente facevi fruttificare, e corrispondendo al massimo possibile a tutte quante le grazie e i doni che in continuazione il Signore ti faceva. E questa è la nostra vocazione, il gioco dell'amore divino, che ci chiede di essere in questo modo santamente protagonisti, quindi di fare in modo di dimostrare al Signore, ecco, con la nostra libera volontà, che vogliamo vivere in questo gioco divino d'amore e vogliamo corrispondere. Aiutaci in questo, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.